Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, qua abbiamo un personaggio che conoscete già, Pasquale Cirillo, professore di statistica e probabilità Delft University in Olanda, ci raggiunge da casa sua, come io vi raggiungo da casa mia, e siccome con questa noia ho deciso di mettervi casa mia di una volta dietro. Quella è la Laguna di Venezia, dove vivevo quando vivevo qua. Allora, ciao Pasquale, benvenuto. Ciao, grazie. Allora, tutto questo come al solito nasce da uno scambio per caso su Twitter in cui Pasquale ha menzionato delle cose su un termine, cioè una coppia di termini, un cigno nero, Allocuzione. una locuzione, una frase, insomma, un'immagine metaforica che è diventata molto di moda, usata frequentemente nel bene e nel male, specialmente in queste settimane, ma anche prima, 12 anni fa, di nuovo era molto sulla bocca di parecchi, che è cigno nero. Allora, siccome lui si occupa dell'argomento, infatti ne stava parlando, e a suo tempo mi sono occupato anch'io, quando ero forse dell'età di Pasquale, perché era seconda metà degli anni Ottanta, avevo tra i 30 e i 40, no? Del tipo di modelli matematico-statistici che tendono a generare stati di quel tipo, ho detto, perché non proviamo a approfittare? E invece di parlare dell'epidemia, eccetera, eccetera, proviamo a parlare del concetto. Quindi eccoci qua. E siccome l'ospite è Pasquale, io do la parola a Pasquale. Sì, allora, penso che fino a un certo punto la mia opinione a riguardo sia nota. Cigno nero, appunto, è questa locuzione, poi alla fine è un'immagine metaforica che viene utilizzata, è stata resa famosa da Nassim Taleb. Quindi mettiamo subito in chiaro per i conflitti di interesse, noi siamo amici, quindi. E siamo coautori, quindi mettiamo subito in chiaro le cose, ma non farò il suo avvocato, perché comunque anche tra di noi c'è discussione su queste cose. È sicuramente lui quello che ha reso famosa con The Black Swan questa espressione, ma non è neanche stato il primo, cioè era già stata utilizzata, poi non era diventata ovviamente così famosa. Ora, il cigno nero, come ho già detto altrove, è un modo di descrivere una tipologia di eventi che hanno determinate caratteristiche. Allora, sono essenzialmente tre. Una deve essere un evento che ha un grande impatto, quindi deve avere delle conseguenze notevoli. Poi possiamo discutere su cosa notevoli significhi, però comunque qualcosa che ha un grande impatto. Deve essere qualcosa potenzialmente imprevedibile, quindi che noi non siamo in grado di prevedere prima della manifestazione dell'evento stesso. E anche qui, entrando un po' nel dettaglio, poi posso chiarire meglio la mia visione sul cigno nero. E poi c'è una terza componente che è quello che si chiama il senno di poi, ovvero una volta che l'evento si è manifestato, noi tendiamo a razionalizzarlo e dicendo: ah, in realtà potevamo ricostruire la catena di causalità che ha portato a quell'evento. Quindi queste sono le tre caratteristiche principali che, ad esempio, Nassim usa nel libro per definire un cigno nero. Ora, prima di entrare in quella che è la mia visione del cigno nero, ridico anche qua, visto che tu sei ancora più visibile col tuo canale e quindi è bene importante, il cigno nero non è quello che normalmente viene descritto nei media e dai politici italiani, perché per loro il cigno nero è tutto quello che succede, loro non sono stati in grado di gestire e quindi automaticamente è un cigno nero. Però la maggior parte delle volte quello che loro chiamano cigno nero è un evento altamente prevedibile, che hanno mal gestito e che poi ha conseguenze, quello sì, notevoli. Però è quello che io più prosaicamente ho chiamato uccello padulo, più che cigno nero. Ah, su questa definizione direi che Sì, perché, cioè, ripeto, convergiamo. se noi diciamo che l'Italia esce dall'euro e approntiamo un piano, il famoso piano B per uscire dall'euro, dire che poi siamo di fronte a un cigno nero
non ha molto senso. Cioè, tu stai cercando anche di renderla più specifica, al di là della, dell'opinione sui cigni, sui cigni neri savoniani, in questo c'è un elemento, come dire, di intenzionalità. No? Certo. Quindi c'è un elemento di intenzionalità per cui costruisci una situazione tale che con alta probabilità si possono produrre dei disastri. Esattamente, che poi nel caso del coronavirus è più o meno la visione che ho io, cioè nel senso, io sono molto d'accordo che stiamo generando eventi di impatto notevole, ma ce li siamo andati un po' a cercare, questa è la mia visione. Sì, comunque, anche notoriamente la mia, fin praticamente dall'inizio, che questa è una cosa ovviamente seria di suo, no? Quindi facciamo proprio una distinzione che forse potrebbe essere anche utile all'analisi di quello che tu e altri che usano la terminologia cigno nero. Ah, dico subito, ecco, per chiarire, anche perché mi è interessato, io appartengo invece a quel gruppo che ritiene che la cosa non sia uno di questi concetti affascinanti a livello così di saggistica, anche per discussione, ma purtroppo non usabile sul piano scientifico. Però quello lo vedremo magari più avanti. Credo che un piccolo strumento analitico su cui possiamo essere d'accordo è che possiamo distinguere, visto che parliamo di umani, fra elementi esogeni che poco o niente hanno a che fare con l'attività degli umani. Ora qui, nel caso del coronavirus, arriva qualcuno e dice no, aspetta un attimo, ovviamente è figlio della globalizzazione. Vabbè, vedremo quell'ovviamente. Però il virus esiste di per sé, in natura esisteva e una certa casualità l'ha fatto trasmettere agli umani, adattare agli umani, eccetera, e da lì si è riprodotto nella sua forma in cui funzionano gli umani. Questo è la parte esogena al complesso delle società umane, no? Su questo credo che siamo. E poi esiste invece una parte endogena alle società umane, in cui gli esseri umani, i governi, gli individui, il sistema informativo, tutto quello che volete voi, compreso Pasquale e Michele, reagiscono a questo evento in maniera più o meno coordinata e producono i risultati sociali. Esatto. E quindi vorremmo cercare di. È importante, insomma, tenerlo questa distinzione. Sì, sì, sì. Ad esempio, secondo me la grande distinzione tra. Poi vedremo quanto profonda sarà, però tra la crisi attuale, e parlo dal punto di vista economico-finanziario, quindi non solo la parte sanitaria, quindi siamo d'accordo che i mercati stanno perdendo, ok? Stanno perdendo considerevolmente. Quindi diciamo, secondo me la principale differenza tra questa crisi e pensiamo alla più vicina, quindi quella diciamo del 2007-2008, è che la 2007-2008 era precipuamente endogena, mentre questa è, almeno per l'evento scatenante, esogena. Poi certo, come noi... Esattamente, questo mi sembra molto rilevante. Cioè, le decisioni del governo italiano e poi come vengono prese, quello endogenizzano ovviamente la crisi. Però il punto di partenza secondo me è diverso. Ora, la crisi del 2007-2008 è stata molto banalizzata perché tutti dicono è colpa dei subprime. Sì, sì, sono uno degli aspetti che sicuramente hanno indebolito il sistema, ma più che altro, almeno... Dal mio punto di vista, che è un po' il pallino della teoria del rischio, è stato più questa stupida idea di essere in grado di completamente diversificare il rischio e di spalmarlo. Il rischio era aggregato, sì sì. Divertente, non ci conoscevamo al tempo, credo di averlo scritto a suo tempo su Noise for America. Ma io lavoravo... Il simbolo era AIG, no? Sì, quando esatto. Io lo uso tuttora in classe, i miei studenti esatto. Se mi ascoltano sanno che l'ho usato tante volte con loro. Spiegando i propri elementi banalissimi di assicurazione. Guardate che se i rischi non sono idiosincratici, è inutile cercare di... Il rischio aggregato non si assicura, quindi se tu fai come AIG, che assicuri mezzo mondo contro un rischio comune, che è quello del rialzo dei tassi di interesse, no, io... non stai assicurando, ti stai prendendo una scommessa grande come una casa. Io all'epoca avevo appena finito il dottorato, e in attesa di iniziare il postdoc ho lavorato per SAS, The SAS Institute, sai, quelli del software, ed ero nel dipartimento ricerca, ero fresco di dottorato, quindi vabbè, mi avevano preso nel dipartimento ricerca, mi avevano messo appunto a fare lo studio e l'implementazione, insieme ai colleghi più, diciamo, smanettoni, della modellistica Basilea 2.
e nello specifico in Risk Dimension, che è la parte di SAS che si occupa della modellistica di rischio, era tutta la roba come modelli di Credit Risk Plus, di Credit Suisse, Credit Metrics, questa cosa qua. E io la cosa che dicevo al mio capo, banalmente, da dottorando fresco lì di aver finito la tesi, tutto contento, dicevo, benissimo, il CDO e il CDS, sì, ma capisci che se io ho un solo individuo che fa il seller, che fa il venditore dei CDS, semplificando, e tutti quegli altri sono buyer, ma ci sarà il rischio che poi questo, quando poi deve ripagare, non sia in grado di ripagare. E tutti mi guardavano come dire, ma che te frega? Ed era il... Era, fine del 2000, no, era l'inizio del 2007. Prima, ecco, era già cominciata. Sì, perché io ho iniziato a lavorare lì all'inizio del 2007. Quindi, era già iniziata, perché io mi ricordo, ho sempre usato come data, io ero a Minneapolis, a Minnesota, e poi ero al tempo consulente della Fed, e si discuteva parecchio sulla cosa, ovviamente, in Fed, a porte chiuse. Però c'era quella strana meccanismo per cui non pensavi all'effetto su te stesso. Poi nel marzo di quell'anno, del 6, decisi di trasferirmi, di accettare l'offerta di Washu, e quindi presi in considerazione vendere l'appartamento che avevo, la casa che avevo a Minneapolis. Ci pensai un attimo e dissi, no, la misi sul mercato, mi ricordo, tipo 3 settimane, 2 settimane. Poi dissi, no, vai, già cominciato, arrivederci. Tira via tutto, affittala. E via, e quindi sì, già nella primavera del 2006 il mercato il mercato real estate assolutamente. Ma comunque torniamo alla cosa, allora, abbiamo questa distinzione, abbiamo fatto anche degli esempi, torniamo, ecco, quindi ora, al ragionamento, in realtà, che penso che il cigno nero, cioè penso che il cigno nero in realtà sia, fino a un certo punto, anche uno strumento utile dal punto modellistico e quindi dal punto di vista statistico probabilistico. Tutto sta nel dare una definizione più precisa di una delle tre componenti, perché le ripeto, impatto notevole, e su questo penso che non ci sia niente da dire, impatto notevole. Faccio sempre l'esempio del brufolo, cioè il fatto che mi venga un brufolo sul naso non è questo impatto sconvolgente per l'umanità, quindi non è un cigno nero. Sì, per il mio appuntamento lo può essere, ma neanche, quindi chi se ne frega. Il fatto che noi vogliamo, col senno di poi, ricostruire la catena di, come dire, di causalità, alla fine è nella nostra natura. E lì poi si entra in correlation is not causation, vabbè, chi se ne frega. Però, secondo me, quello che è veramente importante è il concetto di imprevedibilità. Perché declinando in che termini qualcosa è imprevedibile, allora può essere un concetto, quello del cigno nero, utile anche da un punto di vista accademico, quindi di modellistica. E mi cerco di essere più chiaro. Secondo me esistono tre tipi fondamentali, semplificando un po' con l'accetta, di imprevedibilità. C'è un'imprevedibilità che possiamo chiamare oggettiva. C'è un'imprevedibilità che possiamo chiamare puramente soggettiva. E c'è un'imprevedibilità che, se vuoi, è sempre soggettiva, però chiamiamola di modello. Ora, l'imprevedibilità puramente oggettiva, secondo me, è quel tipo di imprevedibilità per cui, facciamo l'esempio, negli anni 50, pensare a qualcosa come internet, sì, c'erano i futurologi che dicevano che nel 2020 saremmo stati sulle macchine volanti, queste cose qua, sì. Però, diciamo, cercare di prevedere una qualcosa di quel tipo, soprattutto in domini dove il progresso tecnologico è rapidissimo, anche se tu sai che ci sono dei trend, diventa molto molto difficile. Cioè, alla fine, Apple aveva già un videotelefono alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Mm-hmm. E poi l'iPhone e tutte le cose, le abbiamo viste molto più recenti, che sono tante cose che devi tenere in considerazione. Quindi questa la chiamo, se vuoi, oggettiva,
che non dipende tanto da noi, ma proprio perché c'è una mancanza reale di informazione sulle dinamiche. Non c'è in alcun luogo del mondo, diciamo così, o dei luoghi dove gli umani depositano informazione sufficiente per solo descrivere l'evento. Esatto, immaginare l'evento. Poi c'è una componente soggettiva pura, che se vuoi, anche questa è una via di mezzo, che vuol dire che per una mancanza di informazione mia, quindi io Pasquale, ignoro qualcosa, sono ignorante su qualcosa, proprio in senso letterale, la ignoro, e quindi nel elicitare le mie probabilità su un determinato evento, non sapendo questa cosa, posso essere tentato a ritenerla impossibile. Mentre magari tu, Michele, conosci bene il fenomeno, conosci e quindi sei in grado. Più o meno possiamo fare l'esempio tra noi nel 2020, quindi noi esseri umani del 2020 con le nostre attuali conoscenze tecnologiche e magari qualcuno di semplicemente anche 100 anni fa, che però sia ancora qua, sia qua con noi e che quindi in teoria potrebbe accedere a questa informazione, ma per qualsiasi motivo non ce l'ha e quindi lui soggettivamente non è in grado di... La differenza qua qual è? È che al variare del tipo di informazione e della qualità dell'informazione, due individui sono in grado in un caso di elicitare più o meno correttamente le probabilità e nell'altro non è in grado. Quindi non essendo in grado, nel momento in cui si manifesta un evento che per lui non era possibile, cioè che era al di fuori di quello che è il supporto della distribuzione di probabilità che sta utilizzando o al di fuori del campo di variazione del fenomeno che sta utilizzando, allora è un cigno nero. Quindi quella è una componente molto soggettiva. In realtà, secondo me, dal punto di vista modellistico, questa cosa già si potrebbe iniziare a modellizzare, ovviamente con un approccio soggettivistico bayesiano, per forza. Perché lascia che ti interrompa qui, se no mettiamo troppa carne al fuoco. Fammi anzitutto fare una prima osservazione su quello che tu chiami imprevedibilità oggettiva. Non stai descrivendo semplicemente il fenomeno che chiamiamo storia. Nel corso della storia basta prendere un orizzonte temporale adeguato, eventi futuri poi accaduti e che al momento in cui accadono e nel contorno storico-geografico in cui accadono diventano prevedibili o, se vuoi, ex post logici, ma che basta distanziarsi un attimo nel tempo e nello spazio diventano progressivamente sempre meno prevedibili fino a un certo punto a apparire impossibili. Dal punto di vista della comprensione degli eventi umani, cosa mi dice questo? Mi dice semplicemente che un'antica una cosa che sappiamo, piuttosto precisa, cioè che la nostra capacità di prevedere il futuro è estremamente scarsa perché cambiano le circostanze e gli esseri umani si inventano letteralmente oggetti, modi di fare le cose che non sono prevedibili, anche partendo da quelle stesse premesse che ci permette di arrivare a loro. Sono sicuro che Faraday, Volta e compagnia cantante, chi lavorava alle origini, no, dell'elettromagnetismo, dell'elettricità, per usare una parola semplice, moderna, mai si sarebbe immaginato che Pasquale e Michele si passavano lunedì mattina tre quarti d'ora a parlare di cigni neri in questa forma, utilizzando fondamentalmente strumenti che senza l'elettromagnetismo sarebbero impossibili. Diventa, non si capisce se a quel punto è una teoria o è semplicemente un'affermazione che tu dici tranquillamente accetta, no? Cioè che, ripeto, con una distanza sufficiente di tempo e di spazio, eventi storici rilevanti a centinaia sono non prevedibili. Allora, certamente, quando ti dico che è oggettivo, è perché è oggettivo in quel determinato momento in cui tu stai vivendo, stai anche cercando di prendere, mettiamo, delle decisioni di investimento.
Quindi tu hai un portafoglio che vuoi gestire, un conto è cercare di fare delle previsioni a 1, 2, 3, 5, 10 anni, però se per qualsiasi motivo qualcuno ti dicesse di fare un investimento, a parte il tuo personale orizzonte degli eventi, però a 500 anni, perché sei un politico e quindi devi ragionare per lo Stato, puoi prendere tutta la storia passata che vuoi. Quello sì. Sì, no, ma non ho nessun quarrel con questo, cioè, però voglio semplicemente dire che è una cosa che in decision, non so se conosci tutti i lavori attorno a awareness, un-awareness, per cui ha contribuito anche degli italiani, tra l'altro due amici, al loro stichini e Salvatore Modica. Sì, Tutte le ma volte che in teoria sì. finanziaria, nella te in teoria economica discutiamo di mercati completi, discutiamo di un problema che è quello di riuscire a fare l'elenco degli stati del mondo futuri possibili e concludiamo sempre che l'elenco degli stati del mondo futuri possibili non è fattibile No, ma perché we are not quello even unaware assolutamente. or not being aware. Ma quella è la cosa che ai miei studenti dico sempre, cioè noi introduciamo la misura rischio neutrale perché vogliamo toglierci dalle scatole le preferenze degli individui che quindi vanno a impattare su quelle che sono le aspettative sul drift, quindi sulla parte costante del determinato processo che stiamo considerando, quindi sulla media del processo, mettiamo la misura rischio neutrale. Però per garantirci che sia unica e che quindi non ci ritroviamo con 15 misure di rischio neutrali, che quindi vuol dire sostituire un problema con un altro, mettiamo i mercati completi, che poi non esistono. Non esistono proprio per, fondamentalmente, proprio concettualmente, perché i mercati sono sempre completi rispetto a una partizione degli stati. La partizione degli stati è basata sulle conoscenze soggettive e sulle distribuzioni di probabilità soggettive e nella misura in cui riconosci che soggettivamente hai unawareness, fine, i mercati completi non ci sono. Cioè c'è un mercato c'è uno stato completo residuo che dice tutto quello che potrebbe succedere ma che io non riesco nemmeno a descrivere. Sì, in parte, La oppure battuta che potrà. faccio io è questa, tutto quello che potrebbe succedere, ma che non riesco nemmeno a descrivere. No? Esatto, che poi se vai a vedere, quindi tornando al cigno nero, se il cigno nero è in quel caso di oggettività, che possiamo poi, alla fine sono un soggettivista, per me l'oggettivo non esiste, però, o meno, non è per noi. Direttamente conoscibile, diciamo, non voglio entrare nelle disquisizioni filosofiche, però anche posto che esistesse, se noi non abbiamo accesso per un qualsiasi motivo a quell'informazione, non siamo in grado di pensare al cigno nero, che sia contingente o meno, e quindi in quel caso lì l'espressione cigno nero è semplicemente una locuzione che utilizziamo per descrivere questo stato di ignoranza che non ci permette di studiare un fenomeno. Quindi, dal punto di vista modellistico, lì ti fermi. È una bella locuzione, una bella metafora che possiamo utilizzare per descrivere questa specie di situazione. Già se il cigno nero è puramente soggettivo, io in teoria posso, da un punto di vista scientifico, interessarmi a tantissimi modi di studiare il fenomeno. Cioè, posso far cambiare le aspettative del determinato individuo? Sì, come? No, perché? Posso, ad esempio, come individuo, che è un po' la mia visione di queste cose, io ho la mia distribuzione, però se voglio ragionare in modo prettamente bayesiano, io ho la mia distribuzione che dice, dipenderà da un certo tipo, di un certo numero di parametri, posso benissimo porre una metadistribuzione, quindi posso mettere una distribuzione sui parametri della mia distribuzione e già questo mi permette di considerare almeno remotamente l'eventualità di un evento che è al di fuori del supporto che io credo essere quello effettivo. Poi magari non sono in grado di descriverlo, ma come mi piace sempre dire quando parlo con il risk manager che sono convinti che quel 3 che hanno calcolato sia la verità del mondo, è la verità del mondo sotto il tuo modello, sotto le tue assunzioni. Quindi pensare che le tue assunzioni non siano la verità assoluta, non siano il verbo, male non fa. E poi c'è la terza parte, che secondo me è quella molto interessante dal punto di vista modellistico, è quando, e qui in finanza succede di continuo, tu rendi qualcosa un cigno nero
perché ti ostini a utilizzare un modello anziché un altro. E ti ostini a utilizzarlo per diversi motivi, o perché ci credi profondamente, e allora se vuoi lo puoi ricondurre alla fattispecie precedente, o perché qualcuno te lo impone più o meno esogenamente, come con Basilea 2, Basilea 3. Cioè, c'è tanta gente che sa benissimo che i rendimenti su base giornaliera non sono necessariamente gaussiani, non si distribuiscono necessariamente come una normale. Sono d'accordo che il più delle volte più o meno funziona. Sì. Però quando non funziona, non funziona e fa danni. Quindi tu continuare a sostenere che anche in tempo di crisi un evento 3 sigma è praticamente impossibile, quando il dato, cioè neanche te lo devo dire io, te lo dice il dato, guardati indietro e conta quante volte è successo. In quel caso lì, allora il cigno nero secondo me non è altro che un sinonimo un pochino più colorito, e un pochino più, se vuoi, che fa presa, come proprio per la metafora, nel rischio di modello. Quindi, in quel caso lì, essendo rischio oppure di modello... Oppure più banalmente di ignoranza, di questo o di quello. Sempre ignoranza. Beh, aspetta, perché... Lasciami dire, è sempre ignoranza, perché altrimenti questo presupporrebbe che se c'è un rischio di modello ci fosse il modello giusto. Siccome il modello giusto non c'è per definizione... No. Sono d'accordo. Vi sono diversi classi di modelli del mondo, appunto, che rendono di nuovo possibile o non possibile, che probabilizzano, nel senso che assegnano una probabilità di accadimento a certi stati del mondo, e certi modelli, certi stati del mondo non ce li hanno proprio. No, allora, è vero che non esiste un modello perfetto, perché il modello, per definizione, è una descrizione sintetica del reale. Ok, quindi nel momento in cui è una descrizione sintetica e non ti puoi andare a vedere tutti i piccoli dettagli, incluso quanti peli nel naso ha l'operatore X, perché tu dovresti utilizzare quello se tu volessi un modello perfetto della realtà, che quindi non sarebbe più un modello, ma sarebbe la realtà stessa. E quindi lì entri in Laplace che ti dice è possibile, non è possibile, il velo dell'ignoranza, però ce ne disinteressiamo. Se tu, e qui secondo me la cosa importante, se tu usi un modello, non tanto perché ci credi, ma perché ti viene imposto, non è più ignoranza. Cioè può essere codardia, ma non è ignoranza. Perché, ti ripeto, c'è tantissima gente preparata che sa benissimo che certe cose non servono a un tubo, che sono semplicemente delle pezzuole calde che mettiamo lì per tappare, per darci l'illusione di aver fatto qualcosa. Però se tu ti ostini a calcolare i requisiti minimi di capitale di un modello interno utilizzando il modello a un fattore con la copula gaussiana e l'evidenza empirica ti dice che molto spesso, e quando succede ti fai anche molto male, quel modello non funziona, e tu lo usi semplicemente perché Banca d'Italia, perché la Banca Nazionale Olandese, perché la Banca di Francia, perché la Fed, perché l'ECB ti dicono lo devi utilizzare, perché se tu lo utilizzi, tic. Se non lo utilizzi, ci devi dimostrare che la tua alternativa sia migliore. E quindi tu cosa fai? E io utilizzo il tuo modello, così se fa male qualcosa posso dar la colpa al modello. E se invece le cose vanno bene, come il più delle volte succede, più delle volte i modelli funzionano, perché siamo, se vuoi, fortunati. Perché in tempi buoni tu puoi fare nulla. Cioè se tu fai un portafoglio che non è un arbitraggio, ma allo stesso tempo non ti genera una perdita certa, che quindi sarebbe l'anti-arbitraggio, alla fine in tempi buoni qualcosa porti a casa. Non è che devi essere questo genio della finanza. Si dovrebbe vedere quando le cose vanno male, se sei bravo o meno. Però se tu ti crei un modello che ti dice che, non lo so, un evento 5 sigma, per fare un esempio, non è assolutamente possibile, o che un evento 17 sigma, Black Monday, o certe perdite che abbiamo visto il 6 marzo, possono accadere in teoria una volta entro la vita dell'universo, dal punto di vista temporale, te lo stai creando il cigno nero, cioè non è un cigno nero,
te lo stai creando perché ti stai imponendo, stai accettando. Sì, però lascia che ti fermi di nuovo. Ok, ci sono anche d'accordo, penso che io appunto. Voglio però, a me sembra che quello che stiamo descrivendo è di nuovo sempre e soltanto la stessa cosa, e cioè la grande limitazione di dati modellistici, il fatto che per esempio noi modelli, qualunque essi siano, ma specialmente nelle scienze sociali, io vorrei non... No, questo affare che ho messo non funziona, se lo tolgo. Questo background un po' ridicolo. Qualsiasi sia il modello, complesso, ben fatto, non ben fatto, Basilea o meno, e vorrei anche cercare di... perché se l'applicabilità di queste cose è solo ai mercati finanziari, allora dobbiamo anche un po'... cambiare, come dire, livello e modalità di discussione. In generale, i modelli si parametrizzano su gli stati del mondo esistiti prima, e cioè sui dati raccolti. Nella misura in cui i dati raccolti sono sempre un campione limitato, eventi estremi non esisteranno, e quindi la maniera in cui si stimeranno le loro probabilità sarà sempre bias. D'accordo, ma di nuovo, no? Sì e no. Perché? Dipende appunto dal tipo di fenomeno. Cioè, certo, quello che dipende poi... dal tipo di fenomeno, al tirare i dadi, siccome abbiamo una regola molto precisa di come funzionano i dadi, non abbiamo bisogno di fare esperimenti. Il parametro no. C'è già ed è un sesto. In realtà... come lo vuoi combinare tu, e quindi... è un parametro di un modello artificiale. Se devo stimare eventi storici per i quali non ho un modello che regoli l'esperimento, tirare un dado è un esperimento. Quindi un esperimento controllato in cui fisso praticamente quasi tutti i parametri, o mi illudo perlomeno di fissarli. Allora, senza entrare poi... Ora, il mio campo di specializzazione è appunto la teoria dei valori estremi. Ho avuto la fortuna di studiare con Hüsler e quelli che sono stati considerati padri della disciplina. Hüsler qui a Berna, è stato emerito ancora all'Università di Berna. Ora, io in questo momento non sono in Olanda, io sono residente in Svizzera, quindi io sono a Berna. Ora, in teoria dei valori estremi, noi quello che facciamo è distinguere i tipi di code, quindi i tipi, perché a noi, quando parliamo, anche se parliamo di cigni neri, dato che, ora, un cigno nero non è un estremo, no, perché l'estremo di cui parlo io è comunque qualcosa di potenzialmente modellizzabile. Se entriamo nella completa ignoranza, l'incapacità di modellizzare, allora sono d'accordo che in quel caso lì non è una definizione utile. Mentre se utilizzo la mia definizione con rischio di un modello, sì, e cerco di spiegarmi. Ora, se io ho un fenomeno che, con buona approssimazione, sulla base dell'informazione storica, posso chiudere con un supporto finito, quindi ho una variabile aleatoria con un supporto finito, o chiuso da una parte, magari infinito dall'altra, e faccio un esempio. Cioè, se io so che ho un set di tavolini e li sto misurando, ma il produttore mi ha garantito, e io mi fido per qualsiasi motivo, che questi tavolini stanno tra 0 e 2 metri, e poi vado a misurare, voglio vedere qual è la distribuzione della lunghezza dei tavolini, posso aspettarmi di non trovare un tavolino di 15 metri, così come di non trovare un tavolino, quello per una questione fisica, che abbia una lunghezza negativa. Ok? Quindi, in quel caso lì, io ho una conoscenza del fenomeno e sono anche i casi migliori per quanto riguarda la conoscenza storica. Cioè, riesco a utilizzare il passato come un buon predittore del futuro. Poi ci sono fenomeni che invece sono potenzialmente illimitati, unbounded. E lì, quello che a me un po' turba, e non solo in finanza, ma in qualsiasi campo, è il non portare, e parlo di colleghi, quindi non sto parlando dell'uomo per la strada o della donna per la strada, parlo di colleghi. A volte mi turba vedere che concetti per noi normalissimi nella vita di tutti i giorni, poi non siamo in grado di importarli nel nostro campo di competenza.
Ora, siamo tutti d'accordo che è difficilissimo e in tanti casi, non voglio dire impossibile, ma quasi, stimare il prossimo massimo, quindi l'impatto del prossimo massimo. Anche lì sì e no, perché una cosa molto carina da vedere è che se tu utilizzi determinate serie storiche, qui ritorniamo in finanza, e vai a vedere qual è il valore atteso del prossimo massimo, guardando i massimi parziali nella serie storica, li becchi abbastanza bene. Se utilizzi appunto la teoria delle code in modo appropriato. Certo, se tu continui a ostinarti a usare un modello gaussiano, non li prendi. Siamo d'accordo. Però lì allora il problema è il modello, non che non siamo in grado. Ora, Sì, il ma non, problema. però, perdonami, tutto questo sono d'accordo, ma non vedo in che senso elimini il No, ma problema di non è. fondo che ho fatto io. Anche nel No. modello gaussiano tutto dipenderà da quanto stimi media e varianza, o anche non gaussiano, in qualsiasi distribuzione tu utilizzi, qualsiasi distribuzione, forma funzionale tu decidi di utilizzare per approssimare i dati osservati, scegli quella distribuzione. E soprattutto la parametrizzi, magari la scegli in base a una teoria, al modello che tu hai, del meccanismo sottostante che genera i dati osservati. Tu hai un modello, sia esso economico, fisico, chimico, biologico, quello che vuoi tu, e quel modello predice che gli outcomes sono distribuiti secondo una certa legge o una famiglia di leggi, dopodiché cerchi di parametrizzare. Sì, ma quello che ti dico io è perché quando guardiamo lo sport e quindi mettiamo, non guardiamo il calcio, perché il calcio, la Non pallavolo, importa, questi sport. sport, sport. No, no, ma prendiamo sport in cui il concetto di record è fondamentale. Quindi l'atletica leggera, ok? Nell'atletica leggera, quando c'è il corridore. Il suo più grande sogno qual è? Diventare il nuovo record, cioè infrangere il Certo, record. certo. Quindi lì abbiamo un'informazione fondamentale. Cioè, non capisco. Sappiamo che il record non è ancora nei dati. Se io guardo i dati storici, so che il nuovo record, per definizione, se non sarebbe il nuovo record, non è dei dati. Ho un'informazione parziale su che cosa deve avere quel record. Deve essere di un infinitesimo, possiamo parlare veramente di micro, di millisecondi, superiore al record precedente. Quindi, un conto, se tu, questo, qui siamo d'accordo, ok? Quindi il nuovo record del mondo di velocità o di salto con l'asta è andare un epsilon piccolo a piacere sopra il record precedente. Ora, perché? Se io so che questo può accadere e nella vita di tutti i giorni succede, sono pronto a concedere che ci siano specifici campi in cui non è vero, ma nella stragrande maggioranza dei campi invece è vero, perché in quei campi devo dire che allora la mia distribuzione di probabilità deve necessariamente esaurirsi, quindi integrare a 1 tra il minimo osservato e il massimo osservato fino a quel momento. Quando io so che il mio fenomeno è potenzialmente in grado di generare qualcosa di più grande o di più Allora, piccolo, anche detto di più Pasquale, piccolo. sì, certo, in una coda. Allora, beh, cerchiamo di capirci. Infatti non lo faccio, se lo faccio, cioè, non credo che tutta questa discussione attorno al cigno nero serva per capire che uno può fare seri errori di stima di modellizzazione. Non c'è niente, io posso continuare a osservare. I valori che osservo sono sempre finiti, tanto per cominciare. Per definizione, qualsiasi misurazione è una misurazione finita, quindi sempre Esatto. misurerà una quantità finita, Sì. perfetto. Devo solo capire se quella E quindi misurazione può l'unico essere la. problema che c'è in Vai. realtà, anche in un mondo gaussiano, ma usiamo il gaussiano semplicemente perché tutti probabilmente sanno come funziona, di distribuzione di probabilità, di modelli di distribuzione di frequenza, okay, di eventi, che permettano con probabilità infinitesimamente piccole o a piacere piccolo, anche non infinitesimamente piccole, stile Pareto, a eventi sempre più grandi che convergono all'infinito, ce n'è a iosa. Tutta la questione quindi non è semplicemente che io, avendo osservato solo valori finiti nel mio campione,
limito la distribuzione a un supporto finito, perché questo è un, credo che lo fa, spero, mi auguro che poche persone che conoscono come funzionano le distribuzioni di frequenza lo facciano. Nessuna distribuzione ti impone questa restrizione, semplicemente la differenza sta nella probabilità che assegna le code, tutto lì, e questo dipende dai parametri storici, scusa, dai parametri che hai stimato e quindi dalle osservazioni storiche a disposizione. Eh no, e dipende anche dalla tua visione del mondo, perché il problema è quello. Ora, sono d'accordo, dipende dalla tua visione del mondo. La visione del mondo non è un concetto, la visione del mondo, delle due l'una, o è un concetto così vaghissimo, o se è un concetto preciso, è quello che ho detto prima, dal modello. Sì, però capisci una cosa, se non è che tu debba per forza prendere una beta o una uniforme, quindi una distribuzione. Prenderai quella, ma tutto sembra ridursi, puoi benissimo prendere la gaussiana. La gaussiana, sei d'accordo? Ma cioè, infinito, la gaussiana la uso come esempio. Ma la gaussiana è in questo caso, perché la gaussiana è una distribuzione che vive da meno infinito a più infinito. Quindi in teoria esattamente, per quello, esattamente. Però lo uso per quello. Sì, però allora lì che diventa il tipo di coda, perché io so che la gaussiana è nella classe di Gamble e che quindi tendenzialmente, se voglio, è una distribuzione che dà una massa talmente minima a eventi che stanno oltre le 3 sigma che... Appunto, ma il problema è quanto grande sigma. Per la parte fisica si comporta quasi come se fosse bounded. Certo, ma sta attento. Il problema è quanto grande sigma. Se io stimo un sigma, aspetto ogni evento. Ferma tutto e cerchiamo di capirci, perché altrimenti finiamo una discussione che a mio avviso è sterile, è una discussione vecchia, eccetera, è superata, a mio avviso, tutta interna a la teoria della probabilità e le forme analitiche delle distribuzioni che vogliamo o non vogliamo utilizzare. Mi auguro che dietro a questa idea, a questa metafora, vi sia qualcosa di concettualmente più rilevante nel tentativo di comprendere i sistemi umani, perché il tentativo di comprendere i sistemi umani e sociali non può ridursi alla scelta di che classe di distribuzione si utilizza. Anche perché, e insisto, quale classe di distribuzione utilizzi non lo scegli a priori. È il risultato di quello che in economia si chiama un equilibrio, in generale è il risultato di un modello. Uno scrive alcune regole, fa delle ipotesi sulle modalità delle azioni e delle interazioni umane, fa delle ipotesi sui vincoli, fa delle ipotesi sulle tecnologie che le persone utilizzano, sulla connettività dei network, su quello che vuoi tu, e poi da lì deriva gli stati del mondo possibili, e gli stati del mondo possibili implicano anche una distribuzione di frequenza dei medesimi. Quindi se trasformiamo tutta la discussione in c'ho le code fatte o non c'ho le code fatte, diventa una discussione che non si può nemmeno mai fare in astratto, e di sicuro alla quale non possiamo dare rilevanza gnoseologica, perché dipenderà tutto da ciò che vogliamo modellare. Innanzitutto, da un punto di vista pratico, già potrebbe aiutare, e questo si applica a qualsiasi campo di applicazione della statistica. Cioè, io sono d'accordo, cioè, qua a me fanno ridere i colleghi frequentisti o oggettivisti quando mi dicono io non ho bisogno di un a priori, sono d'accordo, mi baso solo sul dato, cerco di estrapolare informazioni sul dato, certo la qualità del dato è un po' importante, su quello siamo tutti d'accordo, nessuno va a dire che con 3 osservazioni posso fare chissà cosa, però in realtà con 3 osservazioni qualcosa posso fare, perché se qualcosa è successo in quelle 3 osservazioni non posso dire che non possa succedere, quindi un'informazione me la dà sempre anche un dato, però sono d'accordo che l'aneddoto mi può essere utile per rifiutare una teoria che lo ritiene impossibile, però la qualità del dato è importante. Ma qual è la cosa fondamentale? Cioè, io utilizzo una regressione. Benissimo. Ho le mie assunzioni e io non le discuto. Quello che a me lascia un po' perplesso è che non ci si ponga, e converrai che ben pochi si pongano, il problema del rischio di modello. Cioè il fatto che tu stai utilizzando quel modello, ti piace, te l'ha detto l'Arcangelo Gabriele, ti piace, non lo so, hai guardato la Kaike Information Criterion, hai scelto quel modello, però non lo metti più in dubbio, non fai
un'analisi anche banalmente di sensitività del modello, e questo sappiamo benissimo che nelle scienze sociali, come anche nelle scienze in realtà, cioè in medicina succede tantissimo, in biologia succede tantissimo. Cioè purtroppo tantissimi degli studi medici che si trovano li potresti buttare via, perché loro guardano il p-value e sulla base di un p-value, senza aver fatto randomizzazione niente, prendono qualsiasi decisione. Non sono replicabili. Non tocchiamo questo tema oggi, va, che questo è un tema antico fra chi si è occupato di e fare battute su quanto poco capiscono di statistica e di analisi dei dati i colleghi che fanno i medici. No, ma non solo per i medici. Ma nel caso dei medici anche fisici, particolarmente. Anche fisici, chimici. Però il discorso è, io sono d'accordo con te, con quello che dicevi prima, che nel momento in cui io vado a misurare una quantità, questa quantità è necessariamente finita, ok? Perché io ho un campione, calcolo quello che mi pare, la media, la varianza, la skewness, quello che mi pare, è sempre un numero, grande quanto ti può piacere, ma finito. Il problema però di fondo, cioè, mi sono posto a livello di modellistica, proprio perché io sono in grado di calcolare un numero, mi sono posto a livello di modellistica, sulla base delle mie conoscenze teoriche, delle mie conoscenze del fenomeno, su quello che ti pare, e quindi per quello per questo motivo alla fine è sempre tutto molto soggettivo, mi sono posto il problema se quella quantità che calcolo ha un senso o no, perché io sono d'accordo che la varianza la posso calcolare. 100.000. Ma se la distribuzione ipotetica del fenomeno è a varianza infinita, o meglio, a varianza non definita. Cioè, io faccio l'esempietto scemo. La distribuzione di Cauchy più o meno la conoscono tutti, è la classica distribuzione che viene tirata fuori, e poi è abbastanza inutile, però viene tirata fuori come esempio di distribuzione con tutti i momenti infiniti. Io, se io ho un campione estratto da una distribuzione di Cauchy, la media la calcolo. Però poi la posso utilizzare a bagno al posto della carta igienica, perché è una distribuzione talmente strana che una singola osservazione mi rovina tutto. Cioè, l'esempio che faccio sempre con i miei studenti è quello: io inizio a calcolare qual è il reddito medio in questa classe, possiamo raggiungere un qualsiasi livello di reddito che ci interessa. Poi entra un altro vostro collega, ci sarà un aggiustamento del livello di reddito. Poi entra, che ne so, l'uomo più ricco di Delft, quando sono a Delft, e ci sarà un aggiustamento. Poi arriva Jeff Bezos, e quindi quella media che continuava a calcolare... Cioè, presuppongo che Jack Bezos non sia il cigno nero. No. Torniamo al punto di... No, ciò che l'idea di chi teorizza o che utilizza questa metafora vuole cercare di rappresentare. No, ma allora, secondo me c'è tanta confusione sul cigno nero, perché ti ripeto... Poi proviamo, anche perché altrimenti se non andiamo avanti troppo. Va preso. Questa prima cosa. Abbiamo visto un attimo quello che tu chiami l'aspetto oggettivo. Abbiamo visto un attimo quello che tu chiami l'aspetto soggettivo, poi ce n'era un terzo. Il soggettivo, secondo me, si divide in due parti. Uno è il soggettivo proprio soggettivo, cioè io, per una questione mia, di ignoranza mia... Vabbè. Ritengo che la faccia numero 3 di un dado, perché non l'ho mai vista, cioè semplicemente sì, sì, no, vabbè. E mentre c'era il soggettivo più sofisticato è quello di quello che abbiamo, quindi, che abbiamo quindi però quando tu mi chiedevi secondo te è una definizione inutile o utile, allora è inutile sicuramente quando lo dice Savona, quella è completamente inutile. Perché quella è come dire la legge dei grandi numeri, come ti dicevo quando ci siamo sentiti prima, che la gente ti dice per la legge dei grandi numeri tutti trovano moglie. E no, la legge dei grandi numeri non è quello, cioè in statistica ha un significato. Se poi una cosa la vogliamo tirare fuori, lavarla di qualsiasi significato, io non gradisco l'utilizzo, notoriamente, non gradisco l'utilizzo improprio di termini tecnici perché fa solo confusione. Esatto. Però quindi, cigno nero non è un termine tecnico, stiamo cercando invece di dargli un significato tecnico. Non è un termine tecnico, se io sono d'accordo che non è un termine tecnico. Potremmo cercare di chiamarlo in un altro modo, però anche lì poi diventa... difficile, perché io sono d'accordo che ad esempio in campo più economico ci sia quella più non è una tradizione che io ami tanto, però diciamo Knight, l'incertezza knightiana, bla bla bla, questo tipo di queste cose, oppure Shackle, così via.
se in campo fisico invece vai sui lavori di Jeans e queste cose qua. Cioè, ci sono, possiamo decidere che Cigno Nero non ci piace e lo sostituiamo con un altro nome, più o meno tecnico. Ma non è il problema del nome, il problema è di capire l'apparato concettuale che ci sta dietro, che per il momento a me sembra che non abbiamo trovato. Cioè, quando uno mi dice, io voglio utilizzare la teoria del chaos per capire la dinamica dei fluidi. Capisco cosa intende, anche se la parola caos in italiano poi ha avuto gli effetti più strani, poetici. Avevo 30 anni fa, quando me ne occupavo, avevo gli amici pittori affascinati che facevano i quadri sui temi, eccetera, eccetera. E poi nella variante fractal si è fatto impazzire mezzo mondo, però dietro, se uno vuole, c'è un apparato analitico-matematico molto preciso che mi permette di dire, guarda, questa cosa descrive dinamiche che con altri modelli precedenti non si potevano descrivere. Quindi il contributo analitico sta nel descrivere stati di turbolenza, distribuzioni ergodiche di un certo tipo, Allora, la domanda che io continuo a farmi rispetto alla nozione, che non so a che livello la vogliamo piazzare, appunto, se è una nozione probabilistica, quindi una variante della teoria degli estremi, o è una nozione di teoria dei sistemi, cioè che esistono sistemi, qui va definito che sistemi, che hanno stati di un certo tipo e questi stati non erano prima comprensibili o modellabili con gli strumenti precedenti. Dov'è? La mia questione è sempre la stessa. Dov'è? Allora, secondo me la risposta semplice è tolte di mezzo gli usi completamente errati, che quindi quelli li togliamo, che quindi non è che Cigno Nero è qualcosa che non ti torna a te e quindi è un Cigno Nero. Secondo me è un concetto molto utile. E allora, se tu mi dici esiste già un completo apparato modellistico dietro il concetto di Cigno Nero, io ti rispondo parzialmente, perché un Cigno Nero, per come è definito, con le tre caratteristiche iniziali, è fondamentalmente non modellizzabile, perché se non è prevedibile neanche con la teoria dei valori estremi, non è un semplice estremo. Però ha una funzione molto utile dal punto di vista probabilistico, perché se vuoi è un concetto apofatico, cioè un concetto che ti dà una via negativa all'approccio di un fenomeno. Cioè l'esistenza, cioè, io posso capire che può piacere o meno, però l'esistenza di questa espressione che ti fa fare un qualche bagno di umiltà e ti porta a ragionare sulla possibilità del rischio di modello nell'accezione, cioè se il Cigno Nero te lo crei tu perché usi un modello e non ti poni il problema delle alternative, secondo me è un concetto molto utile. Poi come possa essere modellizzabile, allora lì un po' come nella teoria del caos, un po' come ora che sono tutti a parlare di teoria delle reti, cioè anche in questa cosa col Covid, cioè, lasciamo perdere, perché anche lì come una rete, come funziona, che tipo di rete, che degree distribution usi, però ne parlano senza cognizione. Ma lasciamo stare quelli che parlano senza sapere, sia nella teoria del caos, sia in network theory o lattice, cioè esistono, esiste una classe di modelli matematici molto precisi e che so... La questione mia... Lasciamo stare l'esibizione di questo o quel modello. Cioè, hanno una funzione, cioè senza Lorentz certe robe non si capiscono, senza Navier-Stokes certe cose non si capiscono, punto e fine. Al momento, io devo dire, rimango tuttora perplesso, perché al di là dell'avviso metodologico generale, che c'è sempre, non so se tu conosci, se ti interessi di probabilità statistica, ovviamente conosci, Specification Search, un vecchio bel libro di Ed Limer, un notevole econometra applicato, ma non solo applicato, americano, vecchio collega, qualche anno più di me, parecchi anzi, povero Ed. Specification Search, che credo sia un libro del 78, è strapieno appunto di warning appunto sul rischio di modello, ma insomma, qualsiasi corso serio di econometria, specialmente se applicato a casi di finanza o casi di questioni in cui insomma ci giochi dei soldi, c'è una discussione attentissima, ma tu puoi avere completamente il modello sbagliato. Perché ti ripeto, allora ci sono dei bellissimi Where is the Epsilon? Anche lì ci sono dei bellissimi lavori che partono dagli anni 80
di Viertel sulle osservazioni imprecise, che lui fa una cosa banalissima, cioè in fisica, quando si studia fisica, ma neanche fisica, quando si studia educazione tecnica alle medie in Italia, ti insegnano che quando fai la misurazione di qualcosa, puoi avere l'errore analogico, l'errore digitale, quindi la tua misurazione avrà sempre degli errori. Se fai la stessa misurazione 40 volte, una volta è 40 centimetri, una volta è 40 centimetri 1 millimetro, una volta è 39 centimetri e 9 millimetri e così via. E lui che cosa dice? Noi abbiamo queste osservazioni, cosa succede se le consideriamo come delle osservazioni imprecise? Quindi lui sviluppa proprio una bellissima teoria delle funzioni di ripartizione per osservazioni imprecise. Che ci sia ovunque qualcosa, sì. Trovi un paper pubblicato in qualche rivista russa degli anni 30 che ha già fatto qualcosa, lo trovi. Però il problema è se viene utilizzato costantemente. E il problema no. Quindi per me la valenza della locuzione cigno nero è essenzialmente quella. È quella, da un lato, di aver, e qui entriamo nel fatto che è un libro di non fiction, quindi aver reso popolare un concetto, e ovviamente a quel livello non può essere particolarmente rigoroso, per forza di cose. E infatti, secondo me, anche con Nassim, poi... No, infatti di solito si va al rovescio, prima si elabora un concetto preciso e poi se funziona lo si racconta al popolo. E invece, ecco, lui... Quello... Vabbè, lui doveva vendere dei libri, guarda, come su Taleb abbiamo delle opinioni molto diverse. Secondo me lui... il personaggio a suo tempo, trasciamo lui, bastiamo, cioè, lui stiamo sulla scienza. Lui ha un approccio suo, quindi se vuoi lui ha fatto la... Beh, che non è necessariamente sbagliato. Ma chiaro, vendendo comunque aria fritta. Secondo me no. Secondo me, aria fritta. No, vabbè, ma non voglio fare... Ma non discutiamo di lui, discutiamo del concetto. No, ti voglio dire secondo me, io come vedo la cosa. Lui è partito da un determinato set di idee, ne ha tirate fuori alcune, e poi ha cercato di dargli l'apparato teorico, e sta cercando di dargli l'apparato teorico, non è che l'abbia fatto in toto, per alcune cose sì, per alcune cose no. Ad esempio, su alcuni risultati suoi di pre-asintotics, quindi risultati pre-asintotici, c'è della roba interessante. Io non sono completamente coinvolto in quel genere di cose, quindi per dire, quindi pulirei un po' da simpatie, nel mio caso, o antipatie per la persona. Ma secondo me in questo momento c'è un certo numero di persone che sta cercando di portare questo concetto di cigno nero a un livello più formale. Come possa essere fatto? Ce ne sono tanti approcci. Cioè, secondo me l'approccio corretto... Infatti questo è la questione che mi interessava, capisci? Cioè, allora... Credo che siamo d'accordo su una cosa. Adesso, una persona, che non importa che sia X o Y, a un certo punto, con una certa capacità mediatica di scrittura, con una certa anche ricchezza di vocabolario e di lancia un'idea utilizzando una terminologia che era precedente, ovviamente la battuta sul Black Swan nella cultura anglosassone ovviamente c'è da lunghissimo tempo, da secoli. No, ma poi è tendenzialmente nostra, viene dai classici latini. Sì, ma nel loro lo utilizzano moltissimo da lungo tempo. E quindi, dietro a questa idea, assunto che possa avere siccome si collega con una teoria che invece esiste, che ha un suo fondamento matematico, una sua ragione d'essere, che è la teoria appunto degli estremi nello studio delle distribuzioni di frequenza o della teoria della probabilità, come la vuoi chiamare. E c'è un processo in corso a cui varie persone partecipano cercare di produrre i concetti, l'apparato teorico che potrebbe rendere questo concetto, io ho fatto gli esempi di caos, un contributo, come dire, innovativo, aggiuntivo al patrimonio di conoscenze che abbiamo. Obiettivamente, però, oggi come oggi mi sembra che viviamo tuttora in una situazione in cui no. Sì, si finisce per fare dibattiti che io credo interessanti e illustrativi, come quello che abbiamo fatto tu e io oggi, e cioè cerchiamo di vedere se c'è un, appunto, di nuovo io lo chiamo l'epsilon al margine di contributo e fatichiamo a trovarlo. O no?
No, cioè, nel senso, se, ti ripeto, se mi dici è una teoria completa, sviluppata in toto, a parte non esistono, cioè sì, ci sono, ma allora sono cose che abbiamo, sono state sviluppate perché le abbiamo superate, perché se no, se qualcosa è ancora vivo è in corso di sviluppo. Poi sono d'accordo che se mi dici come si calcolano gli integrali, bene. Però, è completa? No. Secondo me, e quello può essere una colpa anche mia perché marginalmente ci lavoro e di tutti quelli che ci lavorano, quindi diciamo della comunità che si occupa più o meno intensamente di queste cose, io lavoro più intensamente nella parte dei valori estremi, però marginalmente ho lavorato anche a quello con tipo come cercare di modellizzare l'incertezza epistemologica, queste cose qua. Ecco. La comunità forse, dal punto di vista scientifico, non si sta facendo notare abbastanza. Però anche qui non lo so, perché ti ripeto, teoria dei valori estremi alla fine, cioè, e quindi torniamo a un campo ben delimitato, teoria dei valori estremi che se vuoi è indipendente da Black Swan. Teoria dei valori estremi è una teoria che è stata sviluppata dagli stessi grandi della matematica, almeno in nuce, che conosciamo tutti, cioè uno dei teoremi fondamentali è il Fisher-Tippett, e Fisher è Fisher. Sì. Quindi, poi, in realtà, per tantissimi anni la Sì, che gente la si è... teoria dei valori estremi è una cosa ben No, definita, no, ma cioè il la problema qual è? No, ma studiamo. il problema qual è? Che per tantissimi anni la gente se n'è No, veramente questo, fregata. Ma sì, però perché... Pasquale, dentro alle immagini, per tantissimi anni gli economisti se ne fregano dei modelli multisettoriali dinamici, ma Sì, ma i viaggi della scienza per quello sono ti quello che dico che sono. il fatto che in un determinato momento sembri che non ci sia un qualsiasi apparato teorico sottostante può essere limitato. Perché, ti ripeto, nel mio campo è iniziato, perché ti ripeto, ora è abbastanza noto, cioè ora diciamo. Anche chi non se ne occupa sa benissimo quali sono i risultati fondamentali della teoria. Poi, giustamente, tu ti occupi di campionamento, che te ne frega di sapere delle classi della GEV, non te ne frega nulla, benissimo. Quello, come a me non mi interessa il campionamento, quindi di campionamento so le basi che ho imparato e se mi serve studio qualcosa. Quello è normale, quello è così. Ognuno poi si specializza. Però la teoria dei valori estremi, fin tanto che in Olanda non c'è stato il progetto Delta e questi hanno dovuto tirare su le dighe, hanno dovuto tirare su le paratie per proteggersi dal male, dal mare, non dal male, dal mare, che beh, comunque anche dal male, dopo la grande inondazione degli anni 50, 51, 52. E allora lì poi i grandi teorici come Lawrence Dehaene sono usciti da lì perché era un problema pratico, hanno trovato questa branca e poi si è sviluppata. Cioè, quello che ti dico io è che a me non piace ragionare con l'accetta. Quello che ti dico è che secondo me il concetto di cigno nero è utile usato prosaicamente nella vita di tutti i giorni, se è utilizzato bene, cioè quindi non alla Savona. Però lo usi propriamente come un evento che ha quelle tre caratteristiche che elencavamo, quindi non prevedibilità, grande impatto e senno di poi. Dal punto di vista probabilistico, statistico, logico, perché poi lo puoi declinare come ti pare, magari economico, non è il mio campo, però magari anche economico, magari, boh, non lo so, qualsiasi campo, psicologico, uno, se è interessato, può cercare di sviluppare la parte teorica. Se no gliene può fregare di meno, non gliene frega nemmeno, però allo stesso tempo non lo banalizzerei perché secondo me il portare a ragionare sul rischio di modello, almeno per come lo vedo io, non è banale, non è scontato, perché almeno io quando insegno un pochino di queste cose in università cerco di farlo. Però dato che nel mio tempo restante, lavoro e faccio diverse consulenze con gente, non solo in finanza, principalmente in finanza e in assicurazione, questo sì, però mi sono capitate anche altre tipo per ospedali e così via. No, non è scontato.
Non è Sì, scontato. beh, a me io, cioè, molto, il punto è che è un concetto ancora in cerca di definizione, infatti non siamo riusciti a darlo e conversiamo da una buona ora. E ci abbiamo girato attorno e appunto i due concetti che riusciamo a mettere assieme e ai quali questa intuizione, chiamiamolo, questa espressione, vuole essere associata o tende ad essere associata, è quello che hai appena menzionato, cioè il rischio di modello. Ricordatevi che ogni modello è un modello, quindi magari avete sbagliato tre ipotesi di fondo e fracassa completamente tutto, oppure quell'altra, appunto di dignità storica notevole, che è la teoria dei valori estremi nello studio delle distribuzioni di probabilità. Ora, io devo dire che occorre anche, mi sembra giusto adesso, notare che questo concetto, questa espressione viene utilizzata con dei toni a volte di grandissima autorità e di spregio nei confronti di praticamente tutto il mondo, come spiegazione di eventi più variabili, proprio purtroppo anche nel caso dell'epidemia in corso, è immediatamente uscita dagli ambienti che lo utilizzano, la cosa è, noi ve l'avevamo detto, non avete capito niente, questo cigno nero distruggerà il mondo, eccetera, eccetera. E cioè, c'è un grandissimo rischio nel seguire la procedura opposta a quella che descrivevo prima, perché un conto è, sai, essere, che ne so, Daniel Bennett, fare un lavoro sostanziale nel campo delle neuroscienze, eccetera, e poi una volta acquisiti i risultati, definito il campo rilevante di conoscenze e avuto quello testato da colleghi e peer-reviewed, dire, vabbè, adesso provo anche a popolarizzarlo perché di una qualche rilevanza, un conto fare esattamente l'opposto, e cioè partire da un termine tanto affascinante quanto impreciso e andare a ritroso cercando di costruirci sotto una teoria quando ancora non c'è. E diventa ancora più grave quando poi lo si utilizza nel dibattito sociale, nel dibattito su eventi di rilevanza sociale, sostenendo o palesando che dietro a questo c'è, come dire, una spiegazione di ciò che accade. Obiettivamente non c'è. Infatti, No, abbiamo visto sì, ma lì, cioè, lì la qui, cosa è un po' il problema entriamo nel che. mondo del marketing della pseudoconoscenza. Beh, ma capisci, ma quello è il problema, è un po' lo stesso problema di chi per anni è stato marxista e non ha mai letto Marx. È la stessa cosa, oppure lo stesso. Cioè, a un certo punto. Non è, nessuno ha mai teorizzato che certi errori li facciano solo alcuni. Beh, Vale la oddio, pena non notare, vale la pena sono notare quando vengono d'accordo. fatti, però vale la pena notare quando vengono Cioè, fatti. non sono d'accordo, cioè, soprattutto nel tuo campo, alcune scuole si sono trasformate in vere e proprie religioni. Oh, non ho altre immagini, io passo la vita Quindi, non lo so, cioè, ma se per secondo, me, ti se il ripeto. paragone, però, ti ho detto Pasquale, se il paragone è quello. Per carità, mi sembrerebbe impietoso in questo caso, neanche io vado in quell'estremo lì. Se il paragone è paragonare queste cose, che so, appunto, al marxismo, come dicevano quando ero ragazzino da Radio Tirana, marxismo-leninismo, teoria sempre giovane scientifica, Ecco. e io ridevo pure allora, sentendomi di sinistra, ridevo a crepapelle, cioè che banda di scampati di casa. Quello che ti dico io è Non è un che, paragone che vogliamo fare, no, perché ma quello non che ti sarebbe dico io elogiativo, è insomma. che se lo vogliamo utilizzare come termine prosaico per il rischio di modello, poi nella modellistica del rischio di modello ci sono importanti contributi, cioè ce ne sono di notevoli. Ce ne sono veramente di notevoli, dai modelli gerarchici più o meno bayesiani, anche quella branca esoterica, per me abbastanza esoterica, del bayesiano oggettivo, rispettabile, per me Sì, mi no, sembra un po' una c'è tutta contraddizione una in termini, serie, c'è una però sì, è vero. cioè, ci sono queste cose. Ci Ti sono una serie di, ripeto, ma allora, vediamo una perciò. parte in cui concordiamo, ci sono una serie di ricerche, di campi di indagine di frontiera, nel campo, chiamiamolo ampio, della teoria della probabilità, della teoria delle decisioni, okay? In cui vi sono elementi di rilevanza, a mio avviso, scientifica, contributi, improvement su quello che conosciamo.
se vogliamo utilizzare quell'espressione come popolarizzazione, no? Di alcuni dei concetti che lì vengono studiati, ok. Se vogliamo pensare che questa espressione abbia un'autonomia teorica, no. L'espressione alla fine nel suo significato pregnante per la gente che fa scienza si riduce a quelle cose che tu hai elencato. Mi pare che Vabbè, ma questo siamo vale per d'accordo. qualsiasi, cioè, no, Altrimenti. ma se la metti così non d'accordo, però nel senso, E alla no, non fine vale per vale, tutto. ma vale per quasi tutte le espressioni che vengono utilizzate, cioè, No, no, specialmente ripeto. non vale, io non voglio tornare al signor Taleb, ma non vale per il continuo preaching di Cigno Nero come grandissimo contributo epistemologico al cambio di prospettiva delle scienze umane e sociali. Non c'è proprio. Sono dei lavori di dettaglio rilevanti in certe aree Ma io ti della teoria ripeto, delle alla fine decisioni io con un grande. una capacità analitica che è quella che è, tant'è che il test fondamentale è quando uno gli dice dammi il modello non c'è. Io ti ripeto, il grande, diciamo, la grande merito è quello di aver popolarizzato. Poi tu mi puoi dire sono cose che si conoscono da 300 anni, da 400 anni le conosceva Aristotele, benissimo. Però aver portato nella discussione di tutti i giorni determinati concetti, secondo me, è già una cosa validissima. E ti ripeto, e questo te lo dico per esperienza personale, questo te lo posso veramente dire per esperienza personale, non è scontato perché ci sono. Ora, il mio campo è l'IVT, ma c'è un altro campo della statistica che è tendenzialmente ignorato, che si chiama Small Area Statistics, che lo conoscono giusto quelli che lo fanno e che in realtà ha dei risultati fondamentali che potrebbero essere utilizzati su più grande scala. Secondo me, aver avuto il merito di portare alla conoscenza, in questo caso, non direttamente perché si collega, ma non è esattamente la stessa. Se te mi dici che l'extreme value theory è l'apparato teorico del cigno nero, ti dico no, te lo dico io per primo, lavorando nel campo. Che possa avere delle connessioni? Sì. Diciamo che è una specie di contenitore al quale puoi collegare diverse branche, dalla modellistica del rischio di modello, parte di extreme value theory, perché anche nell'extreme value theory, nel momento in cui tu vai a ragionare con fenomeni a media infinita o apparentemente infinita, allora lì se vuoi puoi entrare nel campo del cigno nero. Completo? No. Ci si può lavorare ancora? Sì, spero, perché lo trovo almeno per me è interessante, spero anche per altri. Non mi interessa che ci sia il punto alla fine del discorso, perché ti ripeto, il punto alla fine del discorso, dal punto di vista scientifico, vuol dire che praticamente hai detto tutto, e quindi va Oh, va bene, però io credo che bene? possiamo fermarci qua. Sì, Per una volta anche io abbiamo andiamo. devo cucinare, Ah, sai che io a casa è anche cucino, l'ora, devo bravissimo. cucinare. Vero, vero, vero. Senti, ti ringrazio e vediamo come evolve la cosa. Va bene. Se c'è Risonanza, occasione di se c'è ulteriori interesse nella ritorni. cosa. Va bene, Ciao, ciao, grazie Pasquale, ciao, grazie, ciao. grazie a te.